Ciao a tutti ragazzi, c'è Iflex che vi parla ed oggi siamo in questo video spettacolare dove vi farò vedere 10 consigli per vincere una Bedwars. Quindi mi raccomando di spolliciare, condividere il video e di commentare qui sotto nei commenti. In mia compagnia ci sarà Dandy, dovrete seguire sotto in descrizione, vi lascio il video, bella! Primo consiglio: essere i primi a raggiungere il centro. Perché raggiungere il centro i primi? Perché al centro troverete i diamanti e l'oro che già è spawnato. Quindi, primo consiglio: arrivare i primi al centro. Secondo consiglio: guardare bene il letto, perché sennò arriva il rascione di turno e voi rimanete come gli fessi senza letto e praticamente avete una vita e se vi killate siete morti, avete perso. Terzo consiglio: preferibilmente, se avete la possibilità, fate un party con la persona con cui giocate oppure un TS, così vi dite le tattiche, sapete tutte le tattiche e niente. Quarto consiglio: farsi tanto cibo, perché almeno se rimanete in difficoltà potete mangiare, quindi recuperare la vita e magari killare i vostri avversari e vincere la Bedwars. Quinto consiglio: farsi sempre le armature più potenti, avanzate sempre di grado con le armature. Quindi iniziate con quella in ferro e chain, poi passate a quella in ferro, poi passate a totalmente quella in diamante. Quindi mi raccomando, avanzare con le armature è molto importante per la protezione. Sesto consiglio: farsi sempre una spada e un piccone di riserva e metterlo nelle casse, almeno se qualcuno vi lascia e voi siete in base senza nulla, potete provare a contrastarlo e a killarlo. Settimo consiglio: attaccare sempre con il compagno di team, perché così, essendo due, avete più probabilità di uccidere il team avversario. Consiglio numero 8: accumulare tanto oro per farsi delle mele OP e quindi provare a lasciare i team avversari, e magari con le mele OP avete un vantaggio in più rispetto agli altri team e quindi è molto probabile che vince l'1v1 con tutti i team avversari. Consiglio numero 9: avere molta pazienza, non siate subito frettolosi di lasciare il team avversario, di finire subito la partita, ma abbiate pazienza. Ad esempio, tenetevi il centro con calma, valutate quando gli avversari compiono degli errori per lasciarli e distruggerli il letto e poi ucciderli definitivamente. Decimo consiglio: non essere troppo accaniti sul gioco, quindi se perdete non succede nulla, raga, magari potete riprovare. Mi raccomando, se perdete non insultate l'avversario che magari vi ha killato e che ha vinto la Bedwars.
Quindi raga, per questo video è tutto, però ci tengo a precisare una cosa, ovviamente con questi consigli non è detto che vincere la Battles al 100%, però con questi consigli c'è un punto di partenza per vincere la Battles. Quindi raga, ricordo di spolliciare, lasciare un commento, condividere il video a tutti i vostri amici, noi ci becchiamo nel prossimo video, da iFlex è tutto, bella!